buon martedì, ben ritrovati con l'appuntamento dedicato ai colori biancorossi del Teramo, con questo dodicesimo appuntamento con Pro Teramo. Probabilmente il momento più buio della formazione biancorossa dell'era targata Luciano Campitelli. Un'altra sconfitta a San Benedetto, netta per 2-0 con il Teramo che anche costruito qualche pallagol, ma di fatto poi si è arresa, come gli accade ultimamente spesso, agli avversari. Saluto i nostri ospiti, ne parleremo questa sera nel corso di quest'ora, con uno in particolare che qui nei nostri studi sarà una puntata particolare, perché soprattutto perché ha portato uno smartphone che stranamente gli vediamo in dotazione. Questa sera ci ha sorpreso un po' tutti, tra un po' capirete di chi è. Intanto io saluto dallo stadio Gaetano Bonolis di Teramo il mister Antonio Valbruni. Ciao mister, ben ritrovato. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Prima di presentare il nostro ospite, quello più vicino a me, presento Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti e buonasera anche al mister. E la buonasera anche a chi voleva entrare con il cappello, glielo abbiamo vietato, ma probabilmente nel corso della puntata se lo rimetterà. Roberto Cappellacci, ciao Roberto. Ciao. Ciao, ben ritrovato. Eri in tribuna al Riviera delle Palme, poi insomma ci dirai anche che impressione hai avuto dal Teramo domenica pomeriggio. Intanto vediamo, con l'aiuto della grafica, vediamo i risultati e poi la classifica, perché i risultati insomma più o meno li conoscete, ma è interessante vedere i riflessi di classifica di questo 2-0 davvero sanguinoso del Teramo contro la San Benedettese, perché se vediamo la classifica dopo 13 giornate, il Teramo è ultimo da solo a quota, terzultimo, pardon, da solo a quota 10 punti, ed è una situazione in cui forse, in cui sicuramente il Teramo negli ultimi 9 anni non si era mai trovata. Maurizio, vediamo la classifica, così possiamo fare già le prime valutazioni. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, che potete vedere la diretta streaming sulla nostra pagina Facebook, però vedete, questa è la posizione del Teramo, 10 punti dietro i biancorossi, solo il Mantova che però è a meno 1 e il Forlì che è a meno 5. È chiaro che davanti c'è il trio maceratese Sud Tirol, Modena a un punto e l'Ancona a 2, peraltro Ancona prossimo avversario della squadra di Nofri, ma è altrettanto evidente che ci sono delle clamorose difficoltà ad imbroccare questo campionato che è nato male. E se vogliamo, e vado a Teramo dal mister Antonio Valbruni, diciamo mister, è iniziato male e sta continuando, se vogliamo, anche peggio. Sei d'accordo? Ma sono pienamente d'accordo, in quanto è stata sbagliata una campagna acquisti. Una campagna acquisti fatta forse con sufficienza, ma soprattutto non è stata fatta una squadra degna attualmente del campionato di Lega Pro. Io dico sempre che le squadre bisogna farle, e bisogna farle con persone competenti, con persone che conoscono i campionati, con persone che sanno i ruoli che servivano in questa fase al Teramo. Anche perché è stata fatta una preparazione molto superficiale, con incontri con squadre dilettantistiche, e non c'è stata quell'intensità che ci voleva per la partenza del campionato. Quindi un'intensità con squadre sicuramente di Lega Pro o squadre di Lega Pro dell'altri gironi, del girone A e del girone C, dove si poteva confrontare con squadre, e c'era subito quell'intensità e già si capiva dove si poteva intervenire. Invece abbiamo giocato con Fontanelle, con squadre, con il Pineto, con squadre dilettantistiche, quindi non c'è stata quell'intensità giusta. Io dico
che attualmente non bisogna pensare a gennaio, ma bisogna cercare eventualmente di giocare con l'attuale squadra per cercare eventualmente di prendere qualche svincolato, per cercare di migliorare subito la squadra nei ruoli più importanti. Quindi tu attualmente interveresti subito. Io dico che il Teramo ha bisogno con almeno un elemento più importante, che sarebbe un play che attualmente la squadra non ha, dove cerca eventualmente di far giocare la squadra, detta i tempi e sa, sia in fase difensiva sia in fase offensiva, cerca sempre di organizzare un gioco che attualmente la squadra non ha. Ha giocatori fuori ruolo, giocatori che non attualmente hanno grosse difficoltà, e l'abbiamo notato, e c'è stata anche una scarsa preparazione atletica, in quanto se i campionati finissero al 45esimo del primo tempo, mi riferisco alle 13 giornate, il Teramo aveva 18 punti, quindi questo fa capire che eventualmente nel secondo tempo abbiamo trovato grosse difficoltà a livello fisico, e questo lo dimostra anche perché abbiamo avuto continui infortuni e attualmente stiamo pagando le conseguenze. Senti mister, stiamo vedendo la tua rubrica che curi sul quotidiano La Città, e che curiamo insomma in tandem. Tu hai questa rubrica, l'analisi del mister, che è in edicola ogni martedì mattina, quindi questa mattina chi ha comprato il quotidiano La Città poteva leggerti. Nella parte finale, oltre alla disamina che hai appena detto, dai anche qualche consiglio su quelli che dovrebbero essere i profili da andare a cercare in un mercato di riparazione. Tu hai detto subito magari un play svincolato, ma non solo, perché poi per gennaio dici ci vuole anche qualcos'altro. Sì, ci vogliono elementi importanti che hanno fatto la categoria da diversi anni, e ci sono tanti giocatori importanti. Noi abbiamo per esempio un attaccante di un certo peso che attualmente potrebbe essere al caso del Teramo, è Brighenti della Cremonese, un giocatore che è andato sempre in doppia cifra e si combina attualmente con il gioco di Sansovini, anche perché Jefferson sappiamo tutti che ha dei problemi fisici che si porta anche da Latina, si porta da Caserta, per cui si ha bisogno di un attaccante importante. Per quanto riguarda a centrocampo, abbiamo un giocatore che al mio giudizio potrebbe fare al caso del Teramo, e sarebbe Del Pinto dell'Aquila, che attualmente gioca a Benevento, sta facendo la panchina e potrebbe essere un giocatore importante per il Teramo. Ci sono altri giocatori che possono essere importanti per il Teramo, mi riferisco a Lanzaro del Foggia, uno stopper veramente forte, esperto, che potrebbe dare quella carica agonistica che attualmente manca al Teramo. Per quanto riguarda il play, noi abbiamo un giocatore che è già stato a Teramo, che ha giocato sempre campionati di Lega Pro, e mi riferisco a Favasuli, che è un giocatore che potrebbe essere, in base alla sua esperienza, potrebbe guidare questo centrocampo che attualmente non fa filtro, ma soprattutto la difesa ne sta soffrendo. Noi non dimentichiamo che abbiamo una difesa sicuramente che ha vinto un campionato di Lega Pro e sta facendo difficoltà in questo campionato, quindi ci saranno dei motivi molto significativi, e questi motivi significativi sono con giocatori bravi. Boulevardi, un giocatore sicuramente che si impegna, un giocatore da 9 come impegno, però tatticamente da 3, quindi io dico che vogliono giocatori che tatticamente sanno stare in campo. Noi domenica abbiamo impiegato Steffè, un giocatore sulla fascia, e abbiamo visto che sul passaggio di Monardi praticamente abbiamo visto Mancuso che non è stata fatta la diagonale di Steffè e abbiamo subito il primo gol. Quindi queste sono delle negligenze dovute a giocatori che
attualmente non sono in grado di poter disputare. Sono giocatori bravi, ma potrebbero stare tranquillamente in panchina ed essere impiegati eventualmente durante la fase del campionato, ma uno alla volta, non tutti insieme, e troviamo grosse difficoltà. Domenica ha giganteggiato Lulli, ha giganteggiato Sabatino, hanno giganteggiato a centrocampo e noi abbiamo trovato grossissime difficoltà. Quindi io mi riferisco che questi 4-5 giocatori a gennaio, però adesso direi che non bisogna cercare di pensare a gennaio, ma soprattutto in questo mese e mezzo dove ci saranno diverse partite, bisogna cercare eventualmente di pensare esclusivamente a fare più punti possibili, perché quest'anno è un campionato più difficile, noi non siamo preparati, non l'abbiamo conosciuto, non abbiamo diciamo delle certezze per quanto riguarda le squadre avversarie, diverse squadre avversarie che sembrano come nomi deboli, Ferrar Pisalò, Sud Tirol, ma invece sono squadre invece tutte no. organizzate, molto forti, certo, tipo certo. il Bassano, okay. e che troveremo difficoltà. Che chiedo a Roberto Cappellacci, che Teramo hai visto a Riviera delle Palme domenica? Come l'hai visto innanzitutto? Proprio a livello di condizione, poi entriamo magari nello specifico. In questo momento sono triste perché il mister mi ha messo nella depressione. Mister, mi sente lui? Eh sì, certo che ti sente. Sì, no, depressione. Purtroppo io ho visto una partita. La mia cosa più bella è sempre la sincerità. Lo so. Oddio, in effetti il momento del Teramo non è sicuramente buono. E comunque la squadra da segni di cedimento, di decadimento dopo grandi stagioni, anche perché poi il gruppo è sempre composto da gente che sta insieme da tanto tempo, e comunque mi sembra che quest'anno siano arrivati giocatori di un certo livello. Domenica per esempio in panchina ci stava Scipioni, ci stava Di Paolo Antonio, ci stava Petrella, c'è gente che comunque fino all'anno scorso ha fatto benissimo, quindi se gioca qualcun altro vuol dire che sono bravi anche questi altri. Voglio dire che suppongo la rosa del Teramo forse non sarà per vincere il campionato, forse, come magari io mi aspettavo, visto che poi c'era Jefferson e Sansovini che potevano ripetere le gesta di Donnarumma e alla Padula, o comunque si potevano avvicinare. Quindi è una delusione la classifica, il momento sicuramente, però tutte queste adesso queste però, piccolezze scusami, Roberto, che faceva notare il mister, non le conosco così bene, quindi faccio fatica. Ti interrompo per chiederti una cosa che non so se sei d'accordo. Il fatto che molto spesso abbiamo detto sono dei giocatori che negli anni passati hanno fatto bene, che hanno vinto un campionato, che hanno ottenuto grandi risultati, però non è stata anche un po' una cosiddetta coperta di Linus, cioè il fatto di nascondersi dietro e non cambiare, o comunque non guardare un po' che le cose stavano cambiando intorno, perché in fondo si sapeva che c'erano degli elementi cardine, e forse non si è guardato quello che stava succedendo nelle altre piazze in questo campionato. Sì, ma adesso quando ci sono questi risultati tutto si può valutare, e chiaramente il risultato adesso ti porta a essere critico, forse anche magari a volte anche troppo. Io credo che prima di tutto la squadra si deve ritrovare, ma il ritrovarsi non è solo un problema dei giocatori, perché è chiaro che vedendo in questo momento il Teramo, anche domenica, io ho visto il Teramo, l'ho visto una volta in casa e domenica scorsa, chiaramente vedendo adesso il Teramo è una squadra che ha qualche difficoltà, non c'è dubbio. Questo però non mi fa pensare che ha dei giocatori che non sono pronti per le categorie, o che ha bisogno questa rosa di chissà quali stravolgimenti. La cosa che mi sembra e che si nota, perlomeno io noto, è lo spirito. Cioè lo spirito che c'era la San Benedettese non ce l'ha avuto il Teramo. Questo però dipende da tanti fattori, e quindi non sempre è colpa solo del giocatore o solo del direttore sportivo che ha fatto la squadra. Ci saranno dei fattori concomitanti che hanno portato a questi risultati. E chi è bravo adesso, la società dovrà essere sveglia e saper trovare il bando della matassa, ma non credo che si possa risolvere solo prendendo un playmaker o prendendo un attaccante, seppur io
sono un grande, con grande rispetto parlo sempre del mister Valbruni, quindi credo anche alle sue parole, ci mancherebbe altro, però quello che noto io è che il Teramo non è una squadra che può stare in questo tipo di classifica, perché così a bocce ferme non mi sembra che la San Benettese quando è partita avesse insomma, l'organico che è il Teramo, e invece sta facendo bene, perché probabilmente si è costruito, sarà stato bravo l'allenatore, anzi lo è sicuramente, Pallavini è bravissimo, e difatti è una squadra che domenica addirittura ha dominato il Teramo, anche sotto ha dominato, cioè, ma ha fatto la partita più del Teramo, cosa che magari non mi sarei aspettato, perché magari mi aspettavo che il Teramo facesse la partita. No, io e la ti correggo, io per 60 minuti ha dominato. Io ero convinto che il Teramo, cioè io ero sicuro che vincesse, ma non perché voglia tirare i piedi alla San Benettese, perché mi aspettavo che una squadra che ha delle qualità, magari in una partita importante o in un derby, magari tirava fuori l'acuto, poi magari il problema lo può tenere. Il bonus è stato speso al Gubbio. Ah, è vero. Beh, ma comunque il campionato è ancora lungo, cioè siamo, quante partite hanno fatto? 12-13 partite. Sono 38, 25. Il campionato è lungo, dai, c'è da ritrovare un pochino qualcosa che a noi ci sfugge, a me sfugge perché conosco poco la situazione, non, adesso io quei pochi giocatori che, a parte è entrato Di Palantone e Pedrella, sono entrati Di Palantone e Pedrella, hanno fatto bene, erano belli spigliati, forse non aveva nulla da perdere perché il Teramo ha cominciato a fare qualcosina dopo lo svantaggio. Però ho visto difficoltà anche dietro, gente come magari come Speranza che sempre ha avuto molta sicurezza, adesso lo vedo un po' più insicuro, ma non che abbia sbagliato qualcosa, lo noti dall'atteggiamento, no? La sicurezza dei tempi migliori, in questo momento si vede che anche lui sta soffrendo dal punto di vista psicologico, perché poi porta in campo, quindi magari tutti questi cambi di allenatore, tutte queste incertezze, si parla una volta che ci vuole il direttore sportivo, una volta che ci vuole quello, ma Dio che non deve andare via. Un sacco di alibi sulla testa dei giocatori che poi producono questi effetti, perché dal Teramo ci si aspettava magari di stare nelle zone alte della classifica, adesso non hanno la forza di farlo, però deve essere bravo il presidente, che, visto che lui è sempre responsabile di tutto, certo. E lo è, perché comunque in 9 anni ha fatto così bene, adesso trovarsi in questa posizione di classifica magari lui non è tanto abituato. Però sono convinto che troverà il bando della matassa, ma onestamente io quando ci sono dei problemi cominciare a cambiare giocatori pensando di risolvere i problemi è l'ultima cosa da fare, secondo me. Fermo restando che non conosco la situazione. Certo, certo, no, vabbè. Ho ragione assolutamente al mister Valbruni, però quando le cose non vanno bisogna stringersi e, con l'allenatore stesso, quindi dare credibilità all'allenatore, e la squadra deve credere nell'allenatore, però, perché sennò è un casino. Andrea, non so se hai notato, mentre parlava Roberto Cappellacci, sì, quanti messaggi sono arrivati di persone che lo rivorrebbero a Teramo. È chiaro che magari le cose che non vanno bene e un po' stimolano al cambio, certo. Però è anche vero, e poi... ma se non hanno le palle, Cappellacci, che dici? Ma tu l'alleneresti una squadra che non dà l'anima? E poi ci rispondi anche su Di Paolo Antonio, perché non facesti giocare Di Paolo Antonio? C'era scritto là sopra? Sì, c'era scritto. Passato. Però adesso tu l'alleneresti mai una squadra senza... Sì o no? Che non dà l'anima? Ma non è vero, cioè, non dà l'anima, sì, adesso sembra che non dà l'anima, però basta magari una scintilla, basta... Però era arrivata a Gubbio. Basta una motivazione, basta un nulla, perché magari questa squadra possa fare nel girone di ritorno 30 certo. punti. Perché le qualità ce l'ha, perché certo. non tutti hanno davanti Jefferson e Sansovini, e comunque prima, quando stavo guardando, perché quando parlo non riesco a guardare, certo. che già non ci vedo, c'era uno che criticava, che diceva a Croce di sedersi in tribuna, no? Insomma, comprensibilissimo, visto che magari forse non starà facendo bene, ma comunque Croce l'anno scorso non ha fatto una 15 14 gol. 14 gol a Monopoli. A Monopoli, nel girone giù, e sta qui a fare quasi la terza punta, no? Cioè, uno che pia Jefferson, Sansovini e Croce come alternativa, con Pedrella e con tanti altri giocatori che magari non conosco, io parlo di quelli che conosco, perché gli altri, anche forte. Per ho visto anche qualche giocatore che non conoscevo. Ah, ci sta ancora Forte. Luca Forte. Ah, non quello che c'è. No, non Francesco Forte, che è Luca. Però... chi ce l'ha? La San Benettese chi ce l'ha davanti?
Domenica giocava il 95, che tra l'altro è molto bravo. Siamo d'accordo. No, va bene, la squadra che non però dà, è anche vero. Non dà l'anima perché adesso gira così. Io no. sono retrocesso un anno a Reggio Emilia con dei campioni, con veramente dei campioni che avevano. E quello è il problema, sì, che si pongono adesso. Non era del campione, cioè il campione non è il campione, voglio dire, c'era Protti per dire, no, ma c'erano giocatori veramente importanti e comunque siamo retrocessi. Eppure Protti si impegnava, stando che magari faceva fatica, io pure mi impegnavo, io non contavo nulla perché poi c'erano altri giocatori, capite che se, Carbone del Milan, c'erano molti giocatori ma forti, eppure siamo retrocessi. La prima retrocessione in vita mia l'ho fatta a Reggio Emilia, una squadra che doveva vincere il campionato, mentre 7 anni ad Adri ci siamo salvati con le pezze. Quindi secondo me è una questione che deve essere vista bene, ma non sempre sul giocatore o sempre sull'allenatore o sempre sul direttore sportivo che dice che ci vorrebbe il direttore, questo l'ho sentito, che c'è un direttore sportivo importante che ci sia, certo, è tutto importante, però bisognerebbe capire perché questa squadra fa così male, perché oltre a fare pochi punti gioca pure male e va pure in difficoltà. Domenica a un certo punto stavano a 5 con i 3 attaccanti loro che... Scusa, ne avevamo detto... No, Sorrentino, forse, Mancuso e Tortolano. No, forse non ne ho parlato con te. Non mi ricordo con chi ne ho parlato. Che sembravano storditi i giocatori. E non penso neanche che l'allenatore volesse fare quello. Assolutamente no. Credo che comunque... Certo, e poi anche, tu hai usato un termine. È anche difficile far capire a chi non ha visto la gara. Magari vede gli highlights e vede le occasioni che ha avuto il Teramo. Non è facile far capire poi alla gente che sta a casa, che non ha visto quella partita, la sensazione di proprio pochezza e di inconsistenza del Teramo in quella prima ora di gioco, al di là dell'occasione di Sansovini. Però era una squadra clamorosamente passiva, perché tu puoi anche decidere di aspettare la San Benedettese, però poi questo fa parte di una strategia che mi permette di fare delle controffensive e di rendermi pericoloso. Invece la squadra era totalmente passiva, stava lì soltanto a non prenderle. E questo senso di stordimento che in molti giocatori si percepiva dall'alto nel stare allo stadio, proprio si rispecchia nelle parole che ha detto il mister, è che se uno non è nello stadio, non vede la partita dal vivo, forse non si... Difatti, guarda, questa è una situazione di cui parlavo in tribuna. Se vedete, questa situazione qua vi ha preso male. Vedete quanti giocatori sono dietro la linea della palla? Posso interrompere? Noi non abbiamo raccontato in diretta il primo gol, abbiamo raccontato in diretta il secondo gol, ma prima del primo gol eravamo in diretta in una fase di gioco chiaramente per la San Benedettese e io dissi 2 o 3 volte, perché era successo 2 o 3 volte nel giro di 10 secondi, palla a Damonte, nessuno va su Damonte, palla a Damonte, nessuno va su Damonte, cioè il play della San Benedettese era sulla tre quarti del Teramo e tutto il Teramo era schiacciato all'interno dell'area di rigore e lui poteva a piacimento tirare, avanzare o fare suggerimenti. La situazione si è riproposta anche nell'azione del gol. Lulli gli appoggia la palla, lui tutto tranquillo, scolella questo pallone, dai, tutta quella libertà la paghi. Cioè il playmaker della squadra avversaria, il fulcro del gioco, perché Lulli e Sabatino erano le mezze ali, Sabatino molto bravo nel fare pressing, ma chi poi faceva giocare la squadra, chi doveva inventare il gioco, era Damonte, non c'era nessuno. E queste sono delle passività in campo, nell'atteggiamento, che poi si pagano. Cioè, poi Damonte, al di là che non lo conoscevo, ed è un giocatore formidabile, mi auguro che non mi sbagli, perché era in Serie B col Varese qualche anno fa. Ha fatto veramente bene, però comunque non mi sembra un illuminato, cioè credo che sia più che altro un grande interditore, oltre che magari avere anche una buona dimestichezza con la palla. Quello è Lulli, no? Questo è Lulli che torna indietro. Allora, attenzione, ci fermiamo al cross. Queste situazioni così, adesso, fammi finire quel discorso che ti volevo dire. Queste situazioni, il primo tempo ce ne sono state 1000, cioè una squadra che comunque aveva timore e quindi si impegnava, perché sono tutti dietro la linea della palla, cioè stanno a difendere, guarda quanti giocatori. Però 1, nessuno... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Però dove si vede che non e hanno... E 9 Steffè che tra un po' uscirà. Dove si vede che non hanno lo spirito, perché suppongo che, ecco, voi immaginandomi di essere allenatore, tra virgolette, no? Penso pure all'allenatore, dice l'allenatore, magari sta in panchina e dice, ma uno che ti vede dice, allenatore, questo non ce l'ha sta squadra, no? Invece suppongo che l'allenatore sia bravo. E l'allenatore non credo che abbia detto, non uscite a pressare. Cioè questa è una palla che sta 10-15 metri fuori area, no? Cioè questo non può avere 10 metri di giocata senza pressione, giusto? Sì, certo. Quindi
La cosa che noto io, siccome quei giocatori lì sono bravi, perché lì davanti non ci stavano i somari in quel centrocampo del Teramo, è che stanno con la testa in bambolata, hanno qualche problema che a noi sfugge. Sì, guardate qui, c'è un giocatore che proprio desiste, forse Peterman, potrebbe proseguire la corsa verso la monte, desiste, torna indietro e parte poi. Allora, siccome mister Balbruni qualche settimana fa lo avevamo avuto ospite e aveva parlato di Pederzoli del Venezia, per esempio, abbiamo parlato di Damonte, allora mister, il problema rapidamente, e ritorniamo sempre lì, che alla fine il playmaker, le altre squadre ce lo hanno, chi ti fa giocare, e il Teramo, anche se c'è Peterman, no. E ce l'ha, c'ha Peterman in teoria. Sì, però evidentemente non sta rendendo, vero mister? Sei d'accordo? Ma io dico... ho seguito, diciamo, il discorso di Cappellacci e lo ritengo giusto, però ci sono delle riflessioni. Giustamente io ho visto le 13 partite e mi sono reso conto che la nostra difesa, i vari Caidi, i vari Speranza, i vari, vabbè, a parte Scipione non giocava, erano giocatori che hanno vinto un campionato e sono andati in Serie B. Attualmente, come possono aver visto già diverse volte il film e delusi per quanto riguarda non essere andati in una categoria forse unica nella loro storia calcistica? Per questo io avevo detto di prendere due elementi del girone sud e mi riferivo a Lanzaro del Foggia, mi riferivo a Mazzarani del Benevento, Terzino fluidificante, che possono dare quella grinta, quella dimostrazione di tornare ad essere una squadra che può battere qualsiasi squadra, specialmente nelle partite casalinghe, dove noi su 18 punti ne abbiamo presi solo 5. Quindi io dico sempre che il play, a parte la difesa che sicuramente dovrà essere migliorata perché stanno mancando gli stimoli, sicuramente stimoli importanti a livello psicologico, in più il play che fa girare la squadra deve avere anche dei cursori che gli stanno a fianco e che fanno pressing, cose che noi non facciamo. L'abbiamo visto il pressing come si fa, Sabatino insegna. Del Pindo è un giocatore che sa fare pressing, può servire al Teramo. Davanti Jefferson, ottimo giocatore, ma se ha delle problematiche fisiche c'è Brighendi, un giocatore che sicuramente verrebbe a Teramo, un giocatore che ha la sua continuità, non è che si è fermato soltanto a 15 gol a campionato, li ha fatti sempre, quindi sono giocatori che servono al Teramo. Prima che sia troppo tardi, per cui io dico sempre che attualmente la squadra deve partire, deve cercare innanzitutto di non essere propositiva come giochiamo sempre, ma soprattutto cercare eventualmente di fare risultato su ogni gara, perché bisogna arrivare a gennaio almeno stare in corsa per cercare di salvarsi. Perché questa squadra è stata costruita per fare i playoff, ma è stata sbagliata, bisogna ammetterlo, dire la verità è la cosa più bella, dà fastidio, ma sicuramente bisogna cercare eventualmente di essere realisti. Assolutamente. Cominciamo, poi rispondiamo a un po' di domande. Andrea, per esempio, ci fanno una domanda, ma se chi vince la Coppa Italia e poi retrocede? Chi vince la Coppa Italia fa i playoff, ma se retrocede in Serie D che playoff fa? Ci chiedono. Bella domanda, però in teoria è possibile. Se tu entri nel tabellone dei playoff e poi te la giochi, se arrivi fino in fondo sali. Certo. Lo so che è un'anomalia, però. Che ne pensi di Manganelli? Ti chiedono, Roberto. L'hai visto il difensore? Il terzo di sinistra? Sì. Era di sicuro reattivo, poi non so. Considera che quest'anno forse a San Benito la prima volta. Ha giocato una partita disciplinata, mi è sembrato. Ha fatto una buona partita. Senti. Poi comunque era protetto perché il Teramo non si è mai scoperto, è stato sempre... Sì, vabbè, il modulo non è che lasciasse molto... Sì, a tre sì. Ti scrivono se serve una scintilla, c'è un nostro telespettatore va proprio a mettergli fuoco, dice se serve una scintilla non c'è problema, vado proprio a mettergli fuoco io. Lulli è fortissimo, molto tutto, e non ho capito perché darlo via così nonostante l'infortunio. Posso dire una cosa? Sì. C'è una squadra in questo girone che ha nel suo organico Ruopolo, Caridi, Regoli,
Raggio Garibaldi, Siniscalchi, parliamo di giocatori molto forti per la categoria, e sta addirittura dietro il Teramo. Sì. Quindi va bene i nomi, va bene i moduli, sui moduli possiamo anche disquisire, perché il Teramo continua a cambiare un modulo a partita. Questo non va bene, perché vuol dire che davvero non c'è un'identità, non ci si capisce davvero niente. Soprattutto chi deve guidarla non ha ancora trovato un'identità, e gli era stato chiesto anche questo, di dare un'identità alla squadra. Forse non è possibile dargliela, ma... Però sono partito da questo discorso perché mi hanno fatto specie le parole pronunciate domenica qui da Gianluca Scacchioli, ospite d'Abruzzo del Pallone. C'è prima ancora del mercato, prima ancora dei giocatori, della rosa da rivedere, e sicuramente c'è da fare, sicuramente c'è da fare. Bisogna ricreare le condizioni, bisogna ritrovare una compattezza, una unità di intenti che si traduce poi quando si va in campo in un atteggiamento diverso, che non è... torno indietro, ho paura, non vado ad attaccare il portatore di palla, me ne sto dietro, preferisco coprire gli spazi piuttosto che attaccare il portatore di palla. Perché se cambia qualcosa da un punto di vista mentale, della chimica nello spogliatoio, tutto questo poi si traduce in un atteggiamento diverso in campo, meno passività, più coraggio e anche l'essere più spigliati. Quindi si deve ripartire intanto da questo. Questo è il primo passo, perché altrimenti, come dice il mister, con la Reggiana che aveva grandi giocatori, sono retrocessi. Il Mantova, che ha degli ottimi giocatori, quelli che ho citato sono giocatori al di sopra di ogni sospetto, e addirittura dietro il Teramo. Com'è possibile? Evidentemente ci sono delle situazioni che non vanno bene, al di là della forza dei giocatori e di quello che può essere il modulo e quant'altro. Allora, ritrovare compattezza e unità di intenti, arrivare al meglio possibile a fine dicembre e poi fare mercato, intervenire. Probabilmente il reparto dove bisogna maggiormente intervenire è il centrocampo. Bisogna ridare un'anima e un'identità al centrocampo, mettere, se si scommette ancora su Sansovini, un centravanti o un attaccante che sappia integrarsi bene con Sansovini. Jefferson potrebbe esserlo, ma Jefferson, che sarebbe un ottimo giocatore, però non sta bene e non dà al momento delle garanzie. Bisogna mettere un giocatore vicino a Sansovini che sia funzionale anche a Sansovini, sì, così che lui può fare quello che ha già dimostrato, cioè i gol li fa. Domenica ha avuto mezza palla e stava per segnare, un altro gol gli è stato annullato. C'è poco da discutere su Sansovini, in area di rigore è letale, è il Teramo un grande attaccante, e dietro ha dei giocatori di consumata esperienza come Caidi, come Speranza. Quindi anche lì c'è poco da rimetterci mano. Dove c'è da rimettere mano, dopo aver ritrovato questa unità di intenti, è il centrocampo. Hai visto, prima è arrivato un messaggio, stiamo per andare in pubblicità, però le retrocesse non fanno i playoff, non avevo letto bene? Maurizio, mi fai vedere il messaggio di prima sulla Coppa Italia e poi andiamo in pubblicità? La vincente della Coppa Italia non disputa i playoff in caso di retrocessione. Perfetto, perfetto, siamo tolti questo dubbio, ci fermiamo, ma mister Cappellacci non ci risponde su Di Paolo Antonio, ci risponde appena dopo la pubblicità. Fatemi fermare perché ho l'obbligo pubblicitario, poi ci risponde su questo, ma non solo. A tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Eravamo in debito di alcune risposte, ma prima Roberto Cappellacci ci ha mandato una foto. La vediamo? La vuoi contestualizzare? Perché ecco, questa è una signora che fa... Fino a poco fa stavo lì a fare... Ah, stavi lì? Stavo lì, poi mi avete chiamato e sono venuto. Insomma, quello è un bersaglio per fare 100. Molto meglio che stare qui, decisamente sì. La salutiamo, la signora, vuoi salutare? No. Ma ci sono anche di fegato, di cotechino. Guarda, procedi. Domanda, perché non facevi giocare Di Paolo Antonio? Di Paolo Antonio. Ma guarda, non manco me lo ricordo. Passati 4 anni. C'avevo Righini, Novinic. Sì. Perché non giocava Di Paolo Antonio? No, rapidamente. Di Paolo Antonio non giocava perché per me in quel momento non mi andava, cioè nel senso
Io pensavo, non lo vedevi funzionale l'abbiamo, a quella noi l'abbiamo, squadra? Noi l'abbiamo preso per fare l'esterno e lui faceva l'esterno prima. E comunque a me piaceva Di Pallantonio, un bel giocatore. Poi lì abbiamo cominciato ad avere qualche problema inizialmente, se vi ricordate. E io ho cambiato modulo, mi sono messo a fare il 4-3-3. Cioè, ho cambiato, anche l'anno prima avevo cambiato e facevano il 4-3-3. Però volevo ripartire con un'altra situazione, con altri giocatori. Poi il mercato purtroppo non è stato, diciamo, no, non voglio criticare nessuno, nel senso che non sono arrivati dei giocatori che ci potevano far fare quello che volevamo fare. Certo. Tra l'altro avevamo preso quel ragazzo del Benevento, Falzarano, doveva venire Napolano, c'era Berardino che stava infortunato, insomma in mezzo a questi c'era anche Alessandro, per ricoprire il ruolo d'esterno. Poi ho visto che non c'era qualità per poter giocare in una certa maniera, ci siamo rimessi a tre col centrocampo e a quel punto, siccome ritenevo che Alessandro non fosse fosse magari un esterno sì, ma non un attaccante, perché per me lui è un centrocampista, perché non ha lo spunto, l'esplosività del giocatore che a me piace sugli esterni, e quindi ho detto che lui doveva fare la mezzala. E secondo me, anzi, forse questo gliel'avrò detto anche a lui, o forse no, non lo so, secondo me lui sarebbe stato un'ottima mezzala. Quando, infatti lì poi si è realizzato quando avrebbe, e difatti. E anche nel 3-5-2 di Varini. Poi però in quel momento noi eravamo una neopromossa, io sapevo di avere una difesa solida, non perché fosse una difesa di chissà quali giocatori, perché comunque c'erano 4 esordienti su 5 dietro, no? Perché c'era Serraioc, non aveva parlato mai in Serie C, Speranza lo stesso, De Fabritis lo stesso, Sciovia lo stesso, l'unica esperienza l'aveva Ferrani. Sì. Ma neanche tanto, perché aveva fatto il quinto, una volta il terzino, eccetera, eccetera. Quindi comunque io ero sicuro della difesa, perché comunque era un anno che stavamo insieme, quindi mi fidavo. Il centrocampo, insomma, mancava qualcosa, poi abbiamo preso Coletti. Là davanti, secondo me, c'era qualche problema, quindi ho cambiato modulo e Alessandro in quel momento... Quando è rimasto un po' chiuso. Quando io avevo paura che mi dovevo salvare e che avevo bisogno di cattiveria, di giocare le partite sporche, come dovrebbe fare il Teramo forse in questo momento, perché ti deve venire la paura della salvezza e quindi che poi con la qualità che hai magari puoi fare molto meglio. In quel momento c'erano giocatori che, tipo Novinic, che insomma alla fine sapevi dire tu sarà sparito, ma non lo so, magari sta giocando in Serie A da qualche tanti parte. Tanti giocatori di quella squadra. Però insomma ci sono stati tanti giocatori che magari in quel momento mi davano, e Alessandro in quel momento per me non era pronto per quel momento, ma io ho sempre ritenuto Alessandro un giocatore forte, di categoria superiore, che può fare ancora molto meglio di quello che sta facendo adesso. Guarda, Valantonio è un giocatore forse imprescindibile. Anche oggi, però poi allora quando fu messo in tribuna negli ultimi tre mesi, tra l'altro coincisa con la rimonta del Teramo e con la disputa dei playoff, quindi questo fatto di far uscire sempre questa cosa, va bene che è di Teramo, per carità, però voglio dire, non è che una mossa e poi il Teramo è andato male. In quel momento il Teramo comunque gli ha dato il meglio di quella stagione. Certo. Io poi sono andato via da Teramo, quindi purtroppo non c'è la controprova che se io l'anno dopo sarei partito con dando fiducia. Guarda quante volte ci hanno scritto a Di Paolo Antonio. Perché a me è successa un'altra situazione, no, un giocatore che è stato a Teramo in interregionale, che è l'Aboragine, no? Che io avevo avuto nella Valle del Giovenco, no? il primo anno lui ha fatto 3 partite su 34, credo, perché comunque è interregionale, quindi poi abbiamo vinto il campionato, ho confermato lui a scapito di altri che avevano giocato titolare, l'anno dopo ha fatto 32 partite, sì. Lui. Vedo che mi sento che, capito? Io con Alessandro mi sono sentito così, ma lui non era neanche quel giocatore che adesso. Certo. Alessandro, poi io ho visto con che intensità l'ho rivisto giocare, e lui non è che non si impegnasse, e comunque aveva un atteggiamento che ancora doveva migliorare, secondo me. Torneresti a Teramo? Ti scrivono. Ecco, guarda, ci hanno scritto almeno 20 messaggi uguali. Torneresti a Teramo? Ma che domande? No, è una domanda. L'hai scritta tu, sta domanda? No, giuro che non l'ho scritta io. Allora vedi se c'è il numero di Campitelli dietro, allora ti rispondo. No, torneresti a Teramo?
Se, ci hanno scritto, se Capitelli ti chiamasse, tu a Teramo torneresti? Per il momento, quando faccio la strada, mi fermo da Gerardo e Adam e mangio quelle salsicce che stavano facendo. Per il momento. Ma se dovesse arrivare la chiamata? Beh. Ok, beh. Però ti faccio vedere una cosa. Dai. Perché, Andrea, 4 anni fa, oggi è 15 novembre, 4 anni fa quasi, tra 3 giorni, succedeva una cosa. Non so se te la ricordi. Vediamo un po'. 4 anni ho messo per io, mi hanno sempre cacciato. Io non voglio parlare di tecnica, di tattica, di modulo, di formazione, di scelte giuste o sbagliate che ho fatto, voglio solo parlare di quello che è successo questa settimana. Nella quale martedì, giustamente, perché io ho perso tante partite e me ne assumo le responsabilità, martedì mi è stato detto che questa era l'ultima settimana se le cose non fossero andate bene. Anzi, io sarei stato cacciato dopo la partita con l'Aversa, ma perché non era giusto cacciarmi così, mi è stata data un'ultima settimana, una possibilità in più. E allora io dico che sono, mi auguro che il Presidente mantenga fede a questa sua comunque decisione, perché comunque a me mi si mette in discussione, mi dispiace soprattutto dal punto di vista umano, perché io sto facendo, penso tanto per questa squadra. E quindi io sono disponibilissimo a parlare con il Presidente e a farmi da parte. L'importante è che noi ci sediamo e ne parliamo, perché le cose come vanno non mi stanno bene. Quindi per oggi non parliamo di nulla. Arrivederci, grazie. Questa qualche dettaglio in più su queste due dichiarazioni? Nessuno, te l'ho detto. Allora, avevi un giubbino, hai detto migliore di quello di adesso, che costava più del cartellino. Avevi più soldi e più capelli. Però io volevo chiedere al mister Valbruni, ce lo rivedresti mister Cappellacci sulla panchina del Teramo a distanza di qualche stagione? Ma Cappellacci, oltre ad essere stato un ottimo calciatore, perché mi ricordo il primo gol che fece in B con la Salernitana, è passato per Como in Serie A, quindi è un ragazzo che ha dimostrato di saper giocare, anche perché è stato ad Andria per tanti anni, è stato a Palermo, quindi sono tutte squadre che in questa categoria di Lega Pro ha acquisito una certa esperienza. Per quanto riguarda Cappellacci a Teramo, Cappellacci ha fatto benissimo a Teramo, bisogna vedere se saprà confrontarsi con il Presidente, e penso che non sia facile, questo per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda come tecnico, ha ottenuto ottimi risultati e si è assunto sempre le responsabilità, perché mi ricordo la contestazione di Cosenza, dove lui ha dimostrato di essere un uomo, affrontando i tifosi calabresi, e non è facile, ed è stato a testa alta e ne è uscito a testa alta. Quindi io penso che Cappellacci potrà essere sicuramente utile al Teramo, così come tanti altri allenatori che possono essere utili al Teramo. Però io dico, ritornando al discorso indietro per quanto riguarda Di Paolo Antonio, ma ci siamo posti il problema perché Di Paolo Antonio quest'anno rende meno? Ma Di Paolo Antonio non era stato acquistato dal Pescara, se ben ricordo. Quindi un giocatore che già sa di stare in B facendo un contratto, mi sembra un contratto triennale, oggi lo ritroviamo in panchina a San Benedetto, quindi valorizzazione zero. Perché io dico sempre che per quanto riguarda, diciamo, i giocatori, e mi riferisco ancora indietro nel discorso che prima faceva Cappellacci, quando la squadra ha incominciato a giocare eccetera, ma ci ricordiamo che c'era Coletti, o ce lo siamo dimenticati? Quindi c'era il play che sapeva guidare il centrocampo. Amadio è fatta la fortuna di Donnarumma e la Padula, penso, no? Non diciamo sempre che la Padula era forte, che ha fatto 34 gol, ma chi lo serviva? Lo serviva il play, perché la Padula senza il play non può giocare. Certo. Quindi io dico che attualmente, ritornando al discorso delle squadre,
Cappellacci è un allenatore che a mio giudizio si deve costruire la squadra a suo piacimento, in quanto ha un'impostazione di gioco che fa parte del suo bagaglio tecnico, per cui non so se questa squadra potrebbe essere all'altezza di Cappellacci, però quella carica agonistica, quella novità sicuramente sì. Assolutamente. Oh, a proposito di abbiamo fatto vedere quella conferenza datata 2012, ti facciamo vedere, abbiamo fatto Andrea, abbiamo ritagliato i tre episodi forse più brutti della tua esperienza sulla panchina del Teramo, stagione 2012-2013, li vediamo. Adesso quattro. No, noi abbiamo scelti tre. Questa è proprio, viene prima di quella conferenza stampa, è la sconfitta, Andrea, ad Aversa Normanna, gol di De Martino. 1-0, il Teramo perde 1-0. Poi qui, Andrea, a campo basso. Eh sì, questa era la partita che doveva, diciamo così, segnare l'addio ai playoff. Eh sì. E invece poi da lì è arrivata la grande rimonta. E qui forse, Roberto, correggimi se sbaglio, forse questa è la giornata più amara e anche la tua ultima panchina a Teramo, ma è la finale playoff persa con l'Aquila. Le abbiamo centrati almeno questi tre? Sono i tre momenti un po' più difficili, cioè un po' più brutti, no, guarda, più amari, ecco. No, di sicuro amaro quel giorno con la Mezia, quella settimana è stata amara. Che veniva fino, proprio è stata amara fino alla domenica, perché poi la domenica ero pieno di me e magari potevo anche evitare di andare in sala stampa. Potevo evitare, ma non ho evitato. Poi le altre no, perché Campobasso noi facevamo una partita dove ancora oggi si ricordano che avranno passato la metà campo un paio di volte e fece quel gol in sforbiciata, una delle poche volte che arrivarono vicino all'area nostra. Amara neanche questa partita, perché insomma poi l'abbiamo persa, perché comunque noi là davanti facevamo fatica a fare gol, perché abbiamo avuto troppe assenze durante il campionato che non ci hanno permesso di prendere più forza, e comunque pur arrivando sesti e facendo i playoff e poi arrivando alla fine non avevamo la forza, a meno che ci girava tutto liscio, però ci girava tutto storto, perché al primo calcio d'angolo hanno fatto gol, perché era la prima occasione nostra, ci siamo mangiati il gol, sì. Alla prima occasione loro hanno rifatto il gol, quindi sono stati episodi, ma le partite noi le abbiamo sempre fatte, tra virgolette, anche queste due partite con l'Aquila abbiamo sempre avuto il pallino del gioco, quindi abbiamo sempre cercato di giocare. È chiaro che poi se là davanti non hai i giocatori che fanno la differenza, i fraseggi sono fine a se stesse e non fai mai gol. Senti, noi per fortuna siamo stati soli, ad esempio. Sì. Senti, ti faccio vedere, visto che lo hai al tuo fianco, ti faccio vedere invece, qui non solo li vediamo, vediamo le immagini, sentiamo anche, ci vediamo quelli che abbiamo riassunto come forse i tre momenti migliori di quella stagione. Sono anche migliori. È certo, la telecronaca e la voce, attenzione, perché è del signore che ti è a fianco. I tre momenti più belli di quella stagione, vediamo se abbiamo azzeccato. Vediamo. Altro lancio lungo nella zona di Olcese, la palla in area di rigore, Patierno la sponda per Bucchi, poi De Stefano, la parata, Bucchi, gol! Bucchi! Bucchi! Gol! Gol! Gol di Bucchi! Palla in area. Attenzione, Patierno, sta arrivando anche Iazzetta, ecco Iazzetta, rete, Iazzetta, e il vantaggio il Teramo con Ciro Iazzetta al 36esimo della ripresa. Adesso chiama tutti fuori. Siamo tutti, nel senso. Righini. Nell'area di rigore. La rimette in mezzo. Va De Stefano. Stefano, parte il Teramo ai playoff.
Carmine De Stefano manda il Teramo nel playoff, è un segno del destino. Ci abbiamo preso stavolta? Sì, questa veramente la ricorderò sempre, questo gol di De Stefano è stata una roba allucinante, perché dai, tutta quella pioggia, la gara sospesa, sembrava fatto apposta, dai, sembrava che qualcuno dall'alto ci guidasse, dai, è stata una roba grossa. A vedere le immagini vecchie si vede comunque giocatori aggressivi che corrono, questi quest'anno fanno ridere veramente. Tra un po', ecco, vediamo. Adesso, tanto per dire, no, lo spirito, no, questa era una squadra... Oh, io proprio questo ti volevo dire, perché... Mancava, mi sa, può darsi, allora, questo, noi abbiamo visto nei tre momenti migliori, abbiamo visto un gol di Andrea Bucchi, che poi, però, la sua carriera l'ha fatta anche ottima, è stato capitano del Teramo, togli Bucchi, che segna a Foligno. Però poi arriva un gol ad Aprilia di Ciro Iazzetta e un gol con la Salernitana di Carmine De Stefano, due che poi... per motivi vari non hanno avuto un proseguo di carriera folgorante. Vuol dire che questa squadra probabilmente al proprio interno aveva dei valori forse differenti rispetto a quella che vediamo oggi. Sì, però si creano delle situazioni di forza, no? Di credibilità che la squadra che trova, magari insieme con l'allenatore o col direttore sportivo, con la società comunque, no? Dove si crea uno spirito che ti porta a questi risultati, perché probabilmente al di là, insomma, che avevamo una buona fase difensiva, quindi una difesa, un centrocampo solido, noi mancavamo in qualcosina, eppure siamo arrivati insomma, alla finale playoff, no? Però ci sono delle alchimie che magari in questo momento al Teramo mancano, ma non è che manchino i giocatori, perché non è che si possa paragonare questa squadra ai giocatori per l'appunto adesso, non è che, cioè, se è avuto, questo che in quegli anni là, se avessimo avuto il più somaro degli attaccanti o comunque degli attaccanti che sono passati a Teramo dopo, avrebbero comunque fatto benissimo, perché avessi avuto Dimash per esempio quell'anno l'ho avuto a Campobasso. E quindi, dai, come dicevo prima, adesso in questo momento, credo in questo momento al Teramo manca qualcosina dal punto di vista dello spirito, quindi ci vogliono facce allegre negli spogliatoi, insomma in panchina, gente che abbia il sorriso, le persone che si fanno vedere, i dirigenti devono avere il sorriso vero e non di circostanza, e questo magari porta a essere più spensierati e a fare meglio, perché poi quando tutto si rabbuia e tutte le componenti vicino alla squadra ti fanno mettere col pensiero, con l'ansia o comunque con la colpa dell'altro, non è mia, con degli alibi, credo che qualcosa del genere stia succedendo al Teramo, perché questa squadra secondo me non è per niente male. Io adesso non è che voi sottolineate sempre il fatto di Campidele, no? Però io ancora una volta devo dire che Campidele quest'anno ha fatto una squadra di valore, adesso anche se è la partita è come era di valore l'anno scorso, era una squadra di valore anche l'anno scorso. Poi è chiaro che non hanno segnato 60 gol gli attaccanti, però non è manco facile, però le noci non è come era un attaccante scarso o Moreo o quelli che sono passati. Moreo segna col Venezia, quindi Però aspetta, fammi rispondere a Paolo che ci ha scritto per la seconda volta consecutiva. Paolo, dovresti mandare una mail per partecipare al nostro programma alla redazione di TV6, mandaci una mail e ti faremo partecipare al nostro programma. Se la situazione non cambia, come dice il mister, no, mandami una mail e vieni a mangiare al ristorante mio, oppure una mail e vai a mangiare al ristorante di Roberto Cappellacci. Se non cambiano le cose, una partita come quella di sabato è il peggio che ci possa essere, perché è una squadra che ha paura e che ha perso degli scontri diretti con Albino Leffe e Mantova, giocando due partite che, se parliamo del secondo tempo con l'Albino Leffe e quasi tutta la partita col Mantova, sono partite purtroppo oscene, ma lo sanno anche gli stessi giocatori. La partita come quella con Ancona, che è uno scontro diretto, che sai quanto è delicata, una squadra che è così bloccata, frenata dalla paura, è il peggio che ci possa essere. Era meglio giocare col Parma questo sabato, che almeno sapevi di avere meno da perdere e te la giocavi meglio. Invece gare come quelle con Ancona vanno preparate
Bene, e Nofri dovrà, diciamo così, far convergere il suo lavoro molto sul profilo mentale, liberare, togliere il freno che condiziona questa squadra. Al telespettatore che ci scrive da casa, noi Andrea Costantini lo rivorremmo anche noi in telecronaca. Il problema è che adesso le telecronache non sono più a disposizione delle emittenti locali, altrimenti noi ve lo riproporremo sicuramente. Tra un po' torno da te, però prima fammi andare a Teramo dal mister Valbrunni. Mister, rapidamente, sabato sera, qual è l'errore che non deve fare il Teramo? Il più grande errore che dovrebbe evitare contro l'Ancona? Che cosa non deve fare? Beh, non deve sentire quella carica agonista di voler vincere a tutti i costi, perché non è che finisce il campionato sabato sera. Io dico che bisogna, come diceva giustamente Roberto, bisogna stare tranquilli, bisogna cercare eventualmente di affrontare questa gara col sorriso, cercando eventualmente di trovare quella caparbietà, quel carattere che è mancata nelle partite precedenti. Giustamente anche sono d'accordo con Costantini che dice che essendo una partita che preferirebbe più una partita col Parma, col Venezia eccetera, forse sarebbe anche meglio perché è un confronto diretto e ha le stesse problematiche, anche perché è sfuggito a tanti. L'Ancona fuori casa ha perso solo due partite, ne ha pareggiate ben tre, quindi non è facile battere l'Ancona. Io dico, vorrei fare una gestione generale come per dire quello che, confrontarmi quello che giustamente diceva Roberto. Io do un bel 10 alla società dal campionato di promozione al campionato di Lega Pro, un 2 per la gestione di non aver fatto la Serie B, un 7 lo scorso anno perché era difficile ripartire dopo tante delusioni e un 3 quest'anno per aver fatto una campagna acquistica attualmente fallimentare. Allora, incisivo il mister. Sì, peraltro 7, 3, 10 e 2, 2 diviso 3 fa 4 di media. Una media ho fatta così a occhio, anche se in matematica non sono un fenomeno, però questa era oggettivamente, era oggettivamente facile. No, per quanto riguarda la gestione a livello economico, a livello di organizzazione, fino all'inizio del campionato di Lega Pro siamo stati forse la società migliore d'Italia a livello di risultati, a livello di organizzazione non abbiamo mai preso un punto di penalizzazione. Però diciamoci la verità, non aver visto la B, che per noi, specialmente per noi sportivi, che la vediamo forse, non la vedremo nemmeno più in 100 anni, era un momento di gioia sfrenata, che era un premio a tanti anni di sacrifici che c'era riuscita a dare questa società. Purtroppo la delusione è stata tanta, io ho premiato la squadra lo scorso anno perché era difficile anche per la società ripartire e avere gli stimoli giusti, però quest'anno bisogna accettarla. Quest'anno attualmente gli sportivi si aspettavano di affrontare un campionato nettamente al di sopra delle aspettative e oggi siamo delusi di questa squadra. Però c'è ancora tempo, abbiamo fatto soltanto 13 partite, il campionato quest'anno è ancora più lungo perché ne sono 38, quindi bisogna cercare eventualmente di trovare il punto giusto a livello mentale, cerchiamo di rafforzare tutte le idee, specialmente gli anziani, mi riferisco a Sansovini, mi riferisco a Speranza, di convergere tutti i ragazzi per un'unica direzione e aspettare le correzioni per gennaio. Grazie mister, grazie, ti aspettiamo presto, ringraziamo ovviamente il mister Antonio Valbrunni, in collegamento dalla pancia dello stadio Gaetano Bonolis di Teramo, per cui ringraziamo il gestore Sabatino Cantagalli. Torniamo in studio per le ultimissime domande, intanto io non so se tu prima hai detto deve chiamare nel caso Campidelli per riprendermi, prima è arrivato un messaggio, Cappellacci deve tornare, firmato Campidelli. Cioè, è stato geniale il nostro telespettatore da casa. È stato veramente, l'avevo capito, eccolo qua, l'avevo letto, ma... okay. Pensi che sia così? A me sembra che sia più un invito. Cappellacci deve tornare, Campidelli. Allora, in qualsiasi modo è geniale, ma
Posso chiedere se ti manca un po' non allenare, se ti manca un po' allenare? Certo che mi manca, Madonna. Che perché l'alternativa faccio gli arrosticini, quindi la fornacella scotta. E perché Roberto Cappellato? Più della panchina. Quest'anno non ha trovato la panchina. Perché evidentemente ho fatto male prima, quindi. Quindi ci può stare. Ci può stare. Andrea, secondo te perché Roberto Cappellacci non ha trovato una panchina? Non è l'unico buon allenatore sulla piazza, ce ne sono anche altri, aspetta l'opportunità. Poi io capisco che è facile, soprattutto in questo momento per i tifosi, dire Cappellacci deve tornare, però io sono convinto che il mister, che allenare il Teramo nuovamente gli farebbe anche piacere, ma sono altresì convinto che ci devono essere i presupposti, non solo economici, ma i presupposti progettuali per fare una cosa del genere, perché poi tu entri in corsa, ma avrai la squadra che vorresti avere? Sicuramente no. Ci si può avvicinare con delle operazioni di mercato a gennaio? E chi lo sa, il mister lo vorrebbe sapere, se mai si dovesse avverare una cosa del genere. Quindi è chiaro che tra il dire e il fare ora è il momento anche dei sogni, perché i tifosi vedono il brutto rendimento della squadra e sognano momenti migliori e anche ripensano ai bei tempi e quindi anche a Roberto Cappellacci. Però poi tra il dire e il fare, no, c'è di mezzo una progettualità da mettere in campo e quindi bisognerà vedere. Però che sia rimasto fermo il mister, ma come anche altri allenatori bravi, insomma, fa parte della dinamica del calcio, ma insomma troverà. Ti chiedono come facevi a sapere che Di Paolo Antonio è di casa San Benedetto, ti fanno i complimenti perché sei informato su tutto. No, che sia. Ma peraltro fidanzato. l'ha detto lui dove è fidanzato. Ha detto che fosse fidanzato, come ha detto lui, con una di San Benedetto del Tronto. Sì, l'ho sollecitato sull'argomento esclusione. Ah, tu sei andato a. Ok. Beh, perché lui si aspetta. Ma mettiamoci anche. Io poi non lo so se l'allenatore può fare ragionamenti di questo tipo, però ci sono delle partite che per un motivo o per un altro, l'ex di turno oppure anche altre componenti extracalcistiche che possono sotto sotto motivare, essere un ulteriore carburante per un giocatore. Sai, escluderlo in una partita che lui avrebbe sentito più che delle altre, ha sentito in positivo, perché voleva fare bella figura in un posto dove va spesso o dove c'è sempre, magari anche questa scelta non è stata una scelta oculata. Perfetto, ti sei trovato bene? Ma sì. Sei stato meglio qui o meglio con le salsicce? Vabbè, che domanda. Beh, il calore è lo stesso, perché questo è peggio di una formacella. Ma sei tu che hai il... Poi mi avete fatto vedere per forza il giubbino, perché ci avete appeso il microfono. Sei tu che hai il giubbino pesante. Sei venuto qui pensando che facessimo una trasmissione all'aperto, praticamente. Di fatto. Ma quando è che ci inviti... Allora, qual è il ristorante del mister? Facciamo un po' di pubblicità. Porco cane, mi sono tolto la maglietta col logo. Ah, non hai portato la maglietta col logo? E allora facciamo così. Secondo me arriva il regista. Una volta alla settimana me la lavo. Il regista Maurizio da qui che ti sta per dire: mo basta, devi chiudere. Esatto, mo basta. Devi chiudere. Facciamo così, ti strappo una promessa per rispondere al nostro telespettatore. Prima o poi ti verremo a trovare un martedì sera. Martedì sera. Giorno di chiusura. È perfetto. Perfetto, sei solo tu, hai il locale a tua disposizione. Cambiere Cappellacci, fate la pace. Ma perché avete litigato? Mai. Insomma, non mentire, un po'. Penso veramente mai. Nemmeno quella settimana di Vigor Lamezia? Neanche, perché io con lui non ho mai parlato quella settimana. Basta che torna la Padula e tutto si risolve. Però il problema è che la Padula adesso sta giocando, forse, no, non credo che stia giocando, credo che sia in panchina, con la nazionale italiana. Va bene, è stata una lunga serata, io ringrazio Maurizio Daguin in regia, ovviamente, e Claudio Di Giacomo per il supporto tecnico da Teramo, e a Teramo torno per salutare il mister Antonio Valbruni. Mister, grazie ancora, sempre puntuale, e ovviamente diamo appuntamento per chi vuole leggere le tue analisi il martedì mattina. Beh sì, il martedì mattina, come sempre, almeno quello che vedo, quello che ritengo opportuno lo scrivo, senza, alla mia età penso che me lo posso permettere. Innanzitutto saluto Roberto, saluto Andrea, saluto te e saluto anche il nostro operatore che mi ha supportato in questa stanza sportiva, perché il campo sta di là, quindi eh sì. Ma lì è fresco. Buona serata.
Ah, la palestra. Beh, c'ho il giubbotto, quindi. Ah. Tu che dici? Va bene, peraltro sarà il teatro sabato sera di Teramo Ancona, grazie Ciao. Al mister saluto, Antonio Valbruni. Saluto il mister Valbruni pure io. Grazie mister, grazie a Claudio Di Giacomo da Teramo, grazie ad Andrea Costantini. Ciao grazie Andrea. Grazie, te lo vuoi rimettere? No, dopo. Grazie a Roberto Cappellacci, ci vediamo spero presto, anche se tu insomma... Speriamo quando... di no. Ecco, quando vedi le telecamere scappi. Speriamo che quando ci rivediamo mi fai l'intervista in un campo. Ci dai la formazione. Perché sennò così mi stai a gufare. Non no, no, assolutamente. Ma noi... Ci vediamo qua, sono morto. Noi ci farebbe piacere se tu la trovassi prestissimo. Una, poi una il sabato ci dai la formazione. Poi il sabato ci dai la formazione, sì, ciao. Grazie a Roberto Cappellacci. Io sono a Campitelli. Ah, sono a Campitelli. No. Grazie a Roberto Cappellacci, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Ci vediamo martedì prossimo con l'appuntamento numero 13 di Proteramo sul canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.